Bene, signori, signore, autorità, ringrazio di essere qui presenti a questa quarta edizione del secondo ciclo dell'evento che riguarda le vittime del terrorismo, esteso ormai da diversi anni alla nostra concittadina Benedetta Ciaccia, ricordiamolo, morta nell'attentato di Londra del 2005, ed esteso anche a tutte, ci sembrava un dovuto tributo a tutte le vittime del terrorismo del mondo. Speravamo sinceramente di dover solo commemorare le vittime passate, molto tempo fa. Invece purtroppo registriamo un fenomeno che ci sta coinvolgendo. Ma naturalmente non è questa la sede per esprimere commenti in tal senso, e quindi noi ci limitiamo soltanto nel nostro piccolo, tutti insieme, a sollecitare attraverso le foto, attraverso il video che poi va su internet, attraverso comunque la comunicazione che poi arriverà alle istituzioni italiane e straniere. Sollecitarli per far capire che tutti noi cittadini del mondo vogliamo delle risposte sia di solidarietà, sia alla solidarietà, ma anche alla sicurezza dei nostri popoli. Ecco, questo è quello che vogliamo. E se questo riusciamo a fare, ripeto, senza grandi pretese, avremo già onorato, scusate, sono sempre un po' commosso in questa situazione. E avremo già onorato i caduti, le vittime civili e non del terrorismo. Bene, adesso dei saluti e dei ringraziamenti. Qualcuno vedo deve ancora arrivare, ma questo è un evento così, con sempre più partecipato, quindi siamo felicissimi, e sempre più, vorrei dire, consentitemi la battuta, internetizzato. E quindi disponibile al mondo intero. Bene, questa quarta edizione del secondo ciclo, come avrete saputo, si svolge con il patrocinio del Consiglio regionale del Lazio, che speriamo sempre di avere. Ho dei messaggi qui sul cellulare che mi sono arrivati questa mattina, non ho fatto il tempo a stamparli, comunque poi vedremo di leggerli da parte di alcune missioni diplomatiche. L'evento è promosso e organizzato dall'Associazione in Memoria delle Vittime dell'11 settembre e dall'Associazione Centro Russia Ecumenica, di cui prego di venire accanto a me, Tommaso, che è del Consiglio Direttivo e tra l'altro grande esperto. Si sente, chiedo al video, okay. Grande esperto di grafica e poi tante altre cose. E grazie per averci ospitato ancora e coorganizzato questo evento che ogni anno cresce perché cresce l'attenzione di tutti, italiani e stranieri. Ringraziamo anche la direttrice che è in giro per il negozio, la signora Anna, una splendida signora bionda, quindi la conoscerete presto, e molto, ovviamente anche molto affabile. Parleremo poi. Interverrai poi per il presidente dell'associazione, Paleari, che non è presente, quindi sei delegato. Ricordo che l'associazione Centro Russia Ecumenica è stata cofondata da Don Sergio Mercanzin, con cui insieme abbiamo ideato questo secondo ciclo sulle vittime del terrorismo dell'11 settembre, e di cui ho anche sul cellulare un messaggio. Detto ciò, aggiungo che l'evento è in collaborazione con Forum Sicurezza Roma in memoria di Benedetta Ciaccia, vittima del terrorismo, e saluto il papà Roberto, con Religions for Peace Italia, ONLUS, con il programma di sviluppo per i Vigili del Fuoco, che è una ONG consulente presso il Consiglio Economico Sociale dell'ONU, col Forum Interreligioso e Laico di Roma, che è una sezione dell'Associazione Culturale Noi e l'Europa,
con l'Accademia Galilei Roosevelt, con l'Istituto per l'Unione Mediterranea, l'Associazione Cultura in Cammino, l'Associazione Culturale Il Mondo di Tamarete, l'Associazione di Istituto Municipio di Roma.it e l'Associazione Culturale Orfani di Servizio. Vorrei aggiungere anche un ringraziamento alla cara amica Claudia Favale, che quest'anno ha deciso, visto il crescere dell'evento, di supportarmi e limitare le mie mancanze, come del resto fare tutti voi. Si ringraziano i media partner Centro Russia Ecumenica, Fra Calcio e Realtà, di cui poi si sentirà qualche intervista a questo proposito, municipidiroma.it e il blogger di Giovanna, Giovanna Canzano, videonotizieroma.blogspot.it, che sta riprendendo questo evento. Allora, andiamo dopo. Allora, quindi inviterei per i saluti Giovanna Canzano, che è presidente dell'Associazione Cultura in Cammino e, come dicevamo un attimo fa, ideatrice del blog Video Notizie Roma. Prego Giovanna. Solo due parole. Ringrazio Roberto Mercuri che mi invita sempre a questo evento, ed è molto importante noi ricordare quello che accade intorno a noi nel mondo di brutto, per parlarne e per poter cercare di evitare che avvengano altri episodi di terrorismo e di guerra intorno a noi. Grazie. Prego di venire Roberto Ciaccia, presidente del forum Sicurezza a Roma in memoria di Benedetta Ciaccia, vittima del terrorismo, lo dicevamo prima, la ragazza uccisa nell'attentato di Londra. Buonasera a tutti, grazie che siate intervenuti a questa iniziativa che noi facciamo quasi tutti gli anni. E niente, volevo dire solo anche io che praticamente è un modo come un altro per sensibilizzare la gente, le istituzioni, che praticamente non accada, cerchiamo di che praticamente questo male, queste persone che uccidono altre persone che non c'entrano niente e così brutalmente, speriamo che deve finire, insomma, cioè, ci sarebbe il modo, perché non è che non c'è, o si deve trovare. Perché tutte le volte, ogni mese, si sono sentite quelli che muoiono persone, o in Francia, o in Italia, ancora, insomma, quasi salviamo, non si sa per il momento. Però in tutti i paesi sta succedendo che uno cammina per strada, allora quello con il coltello, vede sgozza, vede un altro, non si è mai sicuro. Allora la gente veramente non è più sicura di stare per girare per la strada, per prendere la metropolitana, e queste cose non devono esistere, insomma, siamo nel 2016, penso che queste cose dovrebbero finire e per fare i cittadini più tranquilli di vivere, e penso che i politici e le istituzioni devono fare questo e cercare di aiutarci in queste cose qui. Grazie. Bene, Maria Federico, leggo il messaggio. Maria Federico, responsabile di relazioni esterne dell'Istituto per l'Unione Mediterranea e presidente dell'Associazione Culturale Il Mondo di Tamarete. Carissimi tutti, quest'anno per la prima volta non mi sarà possibile essere fisicamente con voi. Purtroppo, improrogabili impegni fissati da tempo me lo impediscono. Commemorare le vittime del folle terrorismo e di qualsiasi altra forma di violenza a cui la Sicilia in tal senso ha pagato un prezzo altissimo non è semplicemente ricordare, ma impegnarsi perché ciò non si ripeta, perché ciò non accada mai più. Con i miei più cordiali saluti auguro all'iniziativa il meritato successo. Maria Federico, responsabile delle relazioni esterne dell'Istituto Unione Mediterranea dell'Associazione Il Mondo di Tamarete. Ecco, poi prego di venire il comandante regionale del Corpo Umanitario dei Blue Berets, Alberto Martinelli. Colonnello Alberto Martinelli, per il saluto. Buonasera a tutti, e anche quest'anno siamo qui per commemorare le vittime
terrorismo in genere. Noi siamo un corpo internazionale per cui per noi ogni vittima vale una, che siano di un colore dell'altro, che siano di una razza o di un'altra, che siano di una fede piuttosto che di un'altra, sono sempre vittime. E questa è una cosa che cercheremo e dovremmo cercare tutti, ognuno, di evitare, ponendo un po' più di attenzione anche magari a determinate situazioni urbane, extraurbane, che possano magari determinare dei disagi, oppure determinare delle situazioni che poi possono evolversi in maniera esasperata. Noi per il nostro piccolo cerchiamo sempre di essere sul territorio per fare una cosa del genere, però contiamo moltissimo anche nell'aiuto della popolazione, nell'attenzione e nella valutazione di ogni cittadino su eventuali focolai di rischio piuttosto che di disagio che potrebbero, come ripeto, portare forse poi a una esasperazione. Questa è una delle maggiori, diciamo, dei maggiori via vivi per magari mettere poi in condizioni la persona di fare delle scelte drastiche, no? Delle scelte che magari poi alla fine non sono neanche condivise al 100%. Però il fatto stesso che magari riuscissimo, non tutti, a dare un senso di solidarietà a livello sociale, a livello anche amministrativo, economico, a chi meno di noi ha, potrebbe essere un piccolo passo verso una più, diciamo, una convivenza più civile, una convivenza più umana, che forse potrebbe dare meno sponda a atteggiamenti drastici o atteggiamenti di scelta violenta che potrebbero magari poi albergare nell'animo di persone particolarmente disagiate. E siamo onorati di essere qui, anche noi è diverso tempo, diversi anni che partecipiamo, e quest'anno magari ci siamo un po' dilungati nel discorso. Sapete tutti che io non sono un grande oratore, ragion per cui vi ringrazio ancora, e grazie a tutti e buona serata. Grazie a lei, comandante colonnello Martinelli. Di me si sa pur troppo, e quindi eviterei. Invece chiamo il consigliere del Centro Russia Ecumenica, che ci dà tra l'altro anche una mano con le foto, e con l'occasione, parlando di fotografie, vorrei salutare e ringraziare Fotografiamo, che come ho avuto l'opportunità di conoscere in un altro evento, di cui poi anzi vorrei venisse fatto cenno perché è molto bello, e c'è anche il presidente. Ok, vedo anche il presidente, quindi che è qui. Sarà coinvolto, se vorrà, a titolo gratuito, perché qui è tutta opera a titolo gratuito in questo evento, con le loro foto, che sicuramente sono professionali e quindi daranno più e migliore risalto ad oggi, a questa giornata. Prego. Quindi ripeto, grazie all'associazione culturale Fotografiamo, che ha anche un sito, associazionefotografiamo.it, e che vi invito a visitare. Comunque qui avete due bravissimi esperti, compreso il presidente dell'associazione. Buonasera a tutti, parlo invece del presidente del Centro Russia Ecumenica, tra virgolette mio padre, perché effettivamente siamo molto onorati per la quarta volta di avere questo evento qui, soprattutto perché il nostro centro, la nostra associazione, è nata 40 anni fa per aiutare i dissidenti russi che scappavano dalla Russia, e infatti il nostro simbolo è una barca a tre navate, in cui in preda sono i tre rami del cristianesimo, cioè il cattolico, l'ortodosso e il riformato, che vorremmo, si spera, sempre tenere uniti insieme. Allora, ringrazio tutte le personalità che sono venute qui, che lascio la parola appunto all'amico Roberto Mercuri, che le presenterà lui. E benvenuti a tutti. Grazie a te Tommaso, sempre lo ripeterò all'infinito, per la vostra preziosa disponibilità.
Chiamerei adesso il presidente della sezione di Roma Capitale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, Nunzio Paolucci. Buonasera a tutti. Porto i saluti e il sostegno dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, sezione di Roma, a questa iniziativa che oramai è ricorrente da più anni. Un'iniziativa che vuole marcare in maniera netta quello che purtroppo è uno dei mali dei nostri giorni, la lotta contro il terrorismo è sempre presente oggi. E voglio solo aggiungere dicendo che lo si può sconfiggere in un solo modo, quando c'è coesione nella società civile, cioè quando tutti riescono ad avere all'unisono lo stesso identico obiettivo, cioè quello di contrastarlo in maniera netta e non lasciargli spazio nella società. E io spero che questa iniziativa che va in quella direzione possa avere successo. Grazie ancora. Grazie Presidente, poi la vorrei coinvolgere più avanti in un premio che, anzi, sarà coinvolto in due premi e anche Blue Berets, ma ne parliamo dopo. E vedo nel frattempo che è arrivato, e anche un amico, consentitemi questo termine, di Religions for Peace, il dottor Mustafa Chenab Aydin, membro del direttivo di Religions for Peace. Saluto, lo inviterei a darci un suo breve intervento e un abbraccio. Grazie. Grazie a te, lo dico io, e nazionalità turca, se non sbaglio, e musulmano. Fossero tutti così, permettimi di dirlo, siamo tra amici, anzi, nel mondo, permettimi di dirlo, quindi bisogna sfarare questi luoghi comuni e lavorare tutti insieme per migliorare la situazione che sappiamo. Vorrei solo aggiungere che è anche Chenab Aydin, direttore qui a Roma, quindi, dell'Istituto Tevere Centro Pro Dialogo. Grazie. Chenab. Grazie Roberto, grazie per questa occasione. Io direi prima di tutto, non sono turco, non sono niente, sono turco. Prima sono di Costantinopoli, perché questa sede è interessante perché io vengo da Roma Nuova, detto anche Seconda Roma, ci troviamo in un luogo che è legato alla Terza Roma, quindi io direi molto significativo, che grazie per questo invito, perché sono nato e cresciuto a Costantinopoli, a Roma Nuova, la città di Costantino. E questi momenti ormai, 11 settembre, ci ha portato certamente questi momenti di riconciliazione, di preghiera insieme, che è quella preghiera di 86, 27 ottobre di San Giovanni Paolo II, come sapete bene, dopo 11 settembre è diventata una cosa molto più importante, perché proprio è diventata una risposta a una situazione così difficile, tragica. E cosa facciamo noi? In due parole dico, come Religions for Peace, religione per la pace, un'associazione mondiale. Questo è il nostro spirito, proprio mettersi insieme gli uomini e donne di buona volontà, cattolici, ortodossi, musulmani, ebrei, bahai, qualsiasi religione, quelle che potete pensare, indù, buddisti. Mettiamoci insieme, preghiamo insieme, lavoriamo insieme, perché noi vediamo la preghiera con due ali, come un uccello non potrebbe partire se non c'ha due ali insieme. Quello, uno, cosa sarebbe la preghiera? Come invocare il Signore, invocare Dio, invocare Onnipotente, così Lui potrebbe operare nel nostro cuore come il Onnipotente per creare la pace prima nei nostri cuori. Dopodiché l'altra parte della pace è quello che è preghiera, cosa fosse? Preghiera in azione, non basterebbe di dire pace, pace bene anche, cioè abbiamo questo spirito francescano in questa associazione, ma anche mettere in azione, cosa possiamo fare a lavorare? Facciamo i calendari, facciamo le formazioni per i ragazzi al liceo, facciamo anche formazione per gli studenti universitari, quindi
queste persone di buona volontà vengono insieme per dare risposta al terrorismo, alla violenza, al fondamentalismo e cerchiamo di dare una speranza per il futuro. Ringrazio moltissimo a te, a tutte le associazioni che sono coinvolte e tutte le persone che sono presenti, perché la vostra presenza, io direi, una fortissima testimonianza per avere la speranza per il futuro. Grazie mille, ancora pace e bene. Grazie di nuovo per questa testimonianza e per ottimizzare i tempi vorrei passare direttamente, poi ritorniamo sui messaggi, su altre cose, e chiamare, doveva fare il saluto ma inglobiamo tutto, il presidente dell'associazione di volontariato Roma Aurelio Protezione Civile, a cui demmo già una taglia in passato in uno di questi nostri appuntamenti, Salvatore Capuzzimati. Prego. Ecco, Salvatore Capuzzimati, ce lo dirà lui, naturalmente è espertissimo nel settore e quindi darà pur brevemente farà una panoramica un po' sul passato e anche sull'oggi per questa Italia e forse per il mondo che dovrebbe avere un po' più di programmazione, io dico. Prego. Bene. Grazie per questa occasione, come tutti gli anni sono presente, ciao Roberto, scusate il ritardo, io purtroppo ho avuto un contrattempo. Bene, io sono presidente di Protezione Civile, Roma Aurelio, insomma tutte le emergenze dal 2003 a questa parte le ha fatte tutte quante insieme alle altre associazioni della Regione Lazio, cominciando dall'Aquila, dove sono stato capocampo per 67 giorni, non ero lì, è stata veramente la mia scuola di Protezione Civile farla all'Aquila. Poi successivamente è stata in Emilia Romagna, dove eravamo impegnati con il posto medico avanzato, per cui siamo stati lì da parecchi mesi, dove sono stato il responsabile sanitario tecnico dell'ospedale da campo che stava lì a San Possidonio, vicino Mirandola. E poi successivamente, adesso, vabbè, oltre le inondazioni che ci sono state, le varie questioni di acque, eccetera, allagamenti vari, quello di 3 anni fa che è stato proprio quello micidiale per Roma, no? E poi adesso c'è stata Amatrice ci ha visto protagonisti, perché noi siamo stati la prima associazione in Italia a aver tolto il PMA, perché il posto medico avanzato è passato al 118 e noi abbiamo trasformato il PMA in posto assistenza sociosanitaria, e praticamente sono gli ambulatori che abbiamo dato la possibilità a tutta la popolazione di Amatrice di intervenire, cioè di farsi curare proprio nei nostri ambulatori. Abbiamo creato un ambulatorio fatto di tende, e per cui è stato il prototipo nostro, e adesso tutte le regioni si stanno adeguando a fare questo tipo di assistenza sociosanitaria, proprio per quando ci sono queste calamità, purtroppo anche gli ambulatori scendono, vanno giù, crollano, insomma, collassano, eccetera. Allora noi andiamo a rimpiazzare questi ambulatori che hanno collassato, dando la possibilità alla gente di andare dal medico curante, proprio quello di base, se è sul posto, altrimenti portiamo quelli nostri della regione, per cui assicuriamo il servizio sanitario. Questo l'abbiamo fatto finché non è intervenuto il pass, perché noi l'abbiamo fatto in tende, per cui erano 8 tende gonfiabili, per cui abbiamo sostituito, diciamo, la struttura per dare questo aiuto alla popolazione. Finché non sono intervenuti i container, ma quello con la burocrazia che c'è stata molto a rilento, sono arrivati a marzo, quando poi a febbraio invece il nostro pass è crollato sotto la neve, perché Amatrice non solo ha avuto questa
questa emergenza, no, del terremoto, ma ha subito anche la nevicata eccezionale che non si verificava proprio da tanti anni, e l'abbiamo beccata pure noi, che ci ha portato alla distruzione di tutto il passo, per cui abbiamo avuto vari danni, seri danni, che adesso ancora stiamo aspettando la burocrazia che ci rimpiazzi questi danni, insomma, che ci dia un pochettino di soldi per riattrizzare di nuovo il pass. Per adesso non abbiamo più niente. Questa era un po' una polemica, no? Come sta andando tutta la burocrazia, che qui è diventata dall'emergenza dell'Aquila a arrivare qui, ci si è vista proprio un cambiamento totale per quanto riguarda la protezione civile, perché hanno messo molta più burocrazia e le cose vanno molto più a rilento. Questo mi dispiace, questa è una cosa che mi sentivo dire, è una polemica che ho voluto fare proprio di vero cuore. Io non so altro che dire, per cui noi attualmente siamo sulla Pineta Sacchetti, che poi nonostante eravamo impegnati nell'emergenza della matrice, siamo stati pure beffati perché abbiamo avuto pure lo sfratto, per cui grazie alla Regione adesso siamo a via di Pineta Sacchetti, in una struttura regionale, tutto quanto, e ancora siamo... dobbiamo andare a regime. Speriamo che soldi arrivano da parte del Dipartimento e da parte della Regione per rimettere su tutta l'attrezzatura che è stata distrutta e per proseguire la nostra missione. Io ancora ringrazio Roberto, i due Roberti qui, che mi danno sempre l'occasione di intervenire. Qualsiasi cosa sono con voi, finché, fino a chiusura, sono a vostra disposizione. Grazie. Grazie mille Presidente Capuzzimati per averci, come dire, aggiornato. Direi che hai rivolto un appello alle istituzioni regionali che, no, sono di competenza, e qui inviterei quindi al saluto e anche a dirci qualcosa di più, perché approfittiamo delle istituzioni, approfittiamo dei politici quando vengono e sentiamo cosa hanno da dire, perché la nostra vita non si può dire non vado a votare, scusate, non è un comizio, lo dico al di là dei colori, bisogna partecipare, poi ognuno vota quello che riesce, quello che come dire, in animo riesce a percepire come più vicino, però bisogna fare attenzione alla politica, perché è la politica che migliora, lo sappiamo tutti, o peggiora la nostra vita. Abbiamo l'onorevole Fabrizio Santori, che ringraziamo, grazie, come dicono in certe trasmissioni, di metterci la faccia, grazie, e grazie, lo ascoltiamo molto volentieri. Grazie Presidente per l'invito, l'opportunità di essere qui insieme a voi. Sono molto commosso, ma anche onorato di poter essere qui ed essere stato invitato in questa manifestazione. Sono un consigliere della Regione Lazio, quindi ho accolto quello che è stato detto dal Presidente dell'Associazione della Protezione Civile, che è una colonna della nostra portata regionale, è un orgoglio, l'abbiamo visto in tante occasioni, non solo all'Aquila, ma anche nell'ultimo terremoto che c'è stato nel Lazio, nell'Umbria e in Abruzzo. Grazie per l'opportunità, perché Roberto, non ci sono tante occasioni in cui le associazioni, le realtà, i cittadini si incontrano per ricordare le vittime del terrorismo. Ci sono queste grandi manifestazioni dove partecipano le istituzioni, sicuramente hanno una portata di natura nazionale e internazionale, partecipano il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, però il vero messaggio si passa tramite le realtà associative che incontrano tante persone. Quindi complimenti a te, scusa se mi permetto di darti del tu in questa occasione, ma siamo amici e quindi lo posso fare, ma nel tuo ruolo di presidente dell'associazione in ricordo delle vittime dell'11 settembre, insieme a Roberto Ciaccia, state facendo un straordinario lavoro, avete messo insieme tante realtà, ma non è il primo anno, come sanno tutti è la quarta edizione, e come? Del secondo ciclo, sì, è vero, perché comunque sono tantissimi, io mi ricordo, appunto, perché io facevo il consigliere del municipio Roma 16, ex 16, e l'ho fatto per 7 anni, poi ho fatto il consigliere comunale e ora sto facendo il consigliere regionale, quindi partendo dal territorio, questa manifestazione c'è sempre stata, mi hai sempre invitato, hai sempre invitato tutte le parti politiche, ma qui non è una questione di colore politico.
qui è una presenza che voglio portare all'attenzione, anche perché ci sono tantissime autorità, associazioni, in realtà anche militari. Io voglio soltanto sommessamente dire che qualche giorno fa nessun telegiornale, nessun giornale ha parlato dei 6 parà che sono morti in un attentato a Kabul nel 2009. Cioè, ce li siamo anche dimenticati, perché se non ne parla più nessuno. C'è stato un attentato con l'associazione come? Sei l'associazione nazionale, giustamente. Il problema è che in televisione nessuno ne ha parlato, ed è una cosa vergognosa, permettetemelo, perché sono state anche loro delle vittime del terrorismo. Le istituzioni devono dare l'esempio. Come? Perché noi qui siamo per ricordare, è importante, è un momento di commozione, possiamo poi trasmetterlo ai nostri figli, ai giovani, soprattutto all'interno delle scuole, lo devono fare le istituzioni, ma le istituzioni devono anche dare dei segnali piccoli, tante volte, che non vengono dati. Una cosa, permettimi Roberto, in onore di tua figlia Benedetta, è stata, grazie all'aiuto di tutti, però all'impegno che c'è stato da parte di alcuni, tra cui umilmente ci metto anche io, la via che è stata intitolata a tua figlia Benedetta. Questa via non c'ha l'illuminazione, la stiamo chiedendo da 2 anni, quindi sono passati 10 anni, ed è questo il tempo che bisogna attendere per avere un'intitolazione di una via. Dopo 10 anni questa via è in una zona semiperiferica del territorio del 14° municipio, una bella zona, però di fatto una via che è totalmente abbandonata, te lo ricorderai Roberto, non c'è l'illuminazione, la stiamo chiedendo da 2 anni e Roberto la sta pietendo, ed è una cosa assolutamente inaccettabile, perché questa via è totalmente buia. E allora, quando intanto tutti i cittadini dovrebbero avere l'illuminazione nelle strade pubbliche del comune di Roma, ma diciamo, questo segnale su una via particolare di una ragazza che è partita tanto tempo fa, che lavorava a Londra e che è scomparsa uno dei primi, diciamo, attentati fatti nelle stazioni ferroviarie, e questo era quello di Londra nel 2005, non può essere dimenticata così. Allora vuol dire che tutte queste ricordi, manifestazioni che vengono fatte alle istituzioni sono solo chiacchiere, perché poi sulle azioni concrete di ricordo ci si dimentica. Un'altra piccola esperienza che voglio portare alla vostra attenzione, mi spiace che mi sto dilungando, ma ci tengo. Perché le istruzioni sono, sì, per darci, sì, spiegazioni. Certo, certo, io cerco di farlo perché poi c'è chi governa, chi sta all'opposizione. Comunque uno non si deve mai sottrarre, io sono a disposizione per qualsiasi situazione che posso portare all'attenzione delle istituzioni all'interno delle istituzioni. Ora, sappiamo che ora il terrorismo attacca in maniera sconclusionata, non possiamo più intercettare situazioni come l'11 settembre, dove tanti aerei sono partiti e devono colpire, magari è stata la prima volta, in questo momento sarà difficile per l'organizzazione terroristica fare una cosa di questo genere. Allora, come avete visto, hanno trasformato la loro azione terroristica in camion che falciano le persone nei luoghi frequentati, maggiormente frequentati. E sono situazioni imprevedibili tante volte. E allora, perché non formare tante realtà che ci sono, le associazioni di categoria, dopo le associazioni, i commercianti, i tassisti, gli autisti degli autobus, per cercare di carpire sul territorio quei cambiamenti che ci possono essere? Non è facile, però ci sono degli esperti che insegnano questo, che ci aiutano a capire quali può essere un mezzo lasciato abbandonato da 3 giorni, come è stato l'attacco a Parigi, ad esempio, e se qualcuno fosse stato preparato ad individuarlo, magari si poteva evitare quella strage di fronte al teatro. Tante altre situazioni, magari, ripeto, ci potrebbero essere comunque questi attentati, però perché non formare queste persone? Noi l'abbiamo fatto, Roberto, tu hai partecipato, tu Roberto Mercuri e Roberto Ciaccia hanno partecipato all'inaugurazione di questa formazione che c'è stata. L'ho fatto come consiglio regionale, con il patrocinio, così come abbiamo dato a questo qui, per cercare di formare 200 persone tra la polizia municipale,
autisti dell'ATAC, tassisti, protezione civile, però sono pochissimi rispetto alle sentinelle che potremmo creare sul territorio, e c'è una grande volontà di partecipazione in questa direzione, però non lo può fare un consigliere, lo deve fare la prefettura, lo deve fare il Ministero dell'Interno, per me, l'amministrazione comunale, l'amministrazione regionale, l'amministrazione della città metropolitana. Insieme si può realizzare una grande azione di formazione di sentinelle sul territorio. È un altro esempio concreto, perché, ripeto, dobbiamo ricordare, io sono qui con grande commozione, però le istituzioni devono fare anche delle cose concrete, delle cose che possono essere utili alla prevenzione del terrorismo e quindi salvare tante vite umane. Scusate se mi sono dilungato, vi ringrazio ancora di questa opportunità e complimenti, perché, ripeto, sono manifestazioni rare che vanno preservate per la loro grande preziosità. Grazie. Scusate se devo lasciarvi perché ho l'incontro. Ringraziamo l'onorevole Santori, abbiamo ascoltato con particolare attenzione la voce, la voce delle istituzioni, e lo invitiamo ovviamente ogni anno a essere tra noi. Dovrebbe arrivare da un'altra manifestazione l'onorevole Masini, speriamo che ce la faccia, noi ci abbiamo provato, lui ci proverà. Intanto vorrei ringraziare alcune persone presenti, il dottor Arzetti del Centro Studi Pantheon, che è presente, l'Aviter, quindi Associazione Vittime del Terrorismo, ancora l'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, di cui poi parleremo di nuovo per un'altra, la famiglia Catenaro, di cui appunto parleremo di nuovo, il presidente di un'altra associazione, Ladino, dottor Ladino, chi manca? Il dottor Milani, che poi coinvolgeremo naturalmente, del centro del ministero, chiedo scusa un attimo, del Centro Cristiano Fraternista di Roma, Monteverde. Bene, consentitemi un attimo di dare un'occhiata a qualche messaggio, e alcuni non ho potuto scaricare, sono arrivati stamattina. Questo è del cofondatore, dicevo prima, don Sergio Mercanzin, cofondatore del Centro Russia Ecumenica. Vengo a voi con un ramo d'olivo in una mano e con il mitra nell'altra, non fate cadere il ramo d'olivo, tutto virgolettato questo, è la frase più famosa del più famoso terrorista della nostra epoca, Yasser Arafat, nel discorso all'ONU del 13 novembre 74. Chiedo scusa per i cellulari, se qualcuno l'ha acceso o lo abbassa o lo spegne, grazie. Ulivo o mitra, pace o guerra, terrore o sicurezza. Oggi ricordiamo una volta di più questa alternativa, ma noi abbiamo già scelto, operatori di pace, così come li chiama Cristo, di tutto il mondo, unitevi. Quindi grazie a don Sergio Mercanzin. Vorrei trovare un attimo di pazienza ancora da parte vostra il messaggio del nostro presidente onorario dell'associazione NEO, presidente onorario dell'associazione Memoria Vittime dell'11 settembre, già comandante dei Vigili del Fuoco delle Nazioni Unite, Robert Triozzi, che come era ipotizzabile è in altra sede fuori Italia, quindi ha mandato un messaggio, che un audio messaggio che, con un pochino, ripeto, di pazienza da parte vostra, cerco di trovare. Un secondo, ecco. Eccolo, manca pochissimo. Buonasera a tutti, per motivi
istituzionali all'estero, non posso essere presente oggi a questo importante incontro. Comunque vorrei inviarmi il mio augurio per un buon lavoro, soprattutto in questo periodo in cui ci troviamo sempre più minacciati da terrorismo islamico e delle persone inerme che soffrono il, diciamo, l'esito di questa violenza. Quindi di nuovo vi auguro buon lavoro. Ecco, mi è stato anche segnalato, preghiera di farvelo ascoltare, dura pochi secondi, un video, se si riesce. Niente, verifichiamo, ecco, forse sì, però verifichiamo più tardi, non fa niente. Adesso passiamo alla lettura di altri messaggi, senza prima però non salutare, e quindi sono presenti, Consumer Italia, che poi pure loro coinvolgeremo, vedremo in che modo. Grazie, un'associazione nata alcuni anni fa, ormai forse molti anni fa, a difesa dei consumatori, dal mio modestissimo punto di vista molto efficace. Il presidente oggi non c'è, ma ha mandato un vicepresidente e altri delegati che saluto e ringrazio, e dopo, ripeto, saranno coinvolti. Il messaggio dell'onorevole, della parlamentare Fucsia Nissori Fitzgerald: mi unisco a voi in questa apprezzatissima funzione commemorativa, rinnovando il mio impegno da parlamentare italiana, è stata eletta nel collegio nordamericano, affinché siano varati al più presto migliori strumenti per monitorare e contrastare la piaga del terrorismo. Poi la blogger russa Oksana Volgar, e Volgar è il nome di battaglia da blogger. Il terrorismo, abbiamo approssimato la traduzione, il terrorismo ha dichiarato guerra al mondo. Intanto vorrei comunque avere vicino a me Federico Milani e Roberto Ciaccia. Il terrorismo ha dichiarato guerra al mondo, che fare, come fermare la follia? Quante persone innocenti moriranno ancora in questa carneficina? Chi fermerà i carnefici? La cosa peggiore è che siamo tutti improvvisamente in grado di diventare vittime dei terroristi. È una minaccia diretta alla persona, alla società, allo Stato. Cedere al terrore, mai e mai. Con i terroristi bisogna parlare la loro stessa lingua, giocare secondo le loro stesse regole. Tutto il mondo fronteggia la minaccia terroristica. Nel nostro paese, in Russia, il 3 settembre si svolge il giorno di solidarietà della lotta contro il terrorismo. Le persone trascorrono il proprio tempo partecipando alle manifestazioni, concerti di beneficenza, si uniscono ai vari gruppi e alle organizzazioni che conducono la lotta contro questo male. Che è sbagliato lui? No. Invito tutti a fare il primo passo e dire ad alta voce, con fiducia: io voto per la pace nella mia terra, nel mio paese e nella mia città, nella mia strada, a casa mia, lo dico al terrore. No. Oksana Volgar, blogger russo, quindi trovate anche la pagina su Facebook. Grazie, rimani con noi però, e prego Federico invece di leggere il messaggio della statunitense Lisa, forse siete parenti, Ciaccia. Sì, ma lui, perché siamo amici, ecco. Sì. Prego, no. L'11 settembre 2001 gli americani hanno vissuto il terrorismo in una misura che non avevamo mai sperimentato prima. Accendere il mio televisore e vedere le conseguenze del primo aereo che si era abbattuto in una delle nostre torri gemelle era poco chiaro, ma poi vedere il secondo aereo volare nella seconda torre era surreale. Non riuscivo a realizzare che ciò stesse accadendo in quel momento, a noi, negli Stati Uniti. Mi sembrava di guardare un film, quindi il Pentagono e, infine, l'aereo che, grazie ai passeggeri coraggiosi e disinteressati,
è precipitato in un campo della Pennsylvania, salvando gli americani da un'altra devastazione di massa. Anche se non conoscevo qualcuno ucciso quel giorno, conosco alcune persone che sono state colpite personalmente da una perdita quel giorno. E come Paese Unito siamo stati tutti impressionati. Tutti abbiamo subito delle perdite. Perdita di fiducia nel fatto che siamo al sicuro in un paese fondato sulla libertà, perdita della sensazione di sicurezza in quello che è sempre stato come un luogo sicuro per vivere. L'America, la casa dei sogni e della diversità. La casa in cui molti hanno cercato rifugio da paesi lacerati dalla guerra, distrutta in un giorno, in pochi minuti. Una poetessa americana, Maya Angelou, lo ha detto meglio: odio ha causato molti problemi in questo mondo, ma non ha ancora risolto un problema. Quel giorno ci aveva apparentemente riuniti come paese di esseri umani. Non abbiamo visto razza, religione, opinioni politiche o qualsiasi altra differenza quel giorno, o molti mesi dopo. Perché dobbiamo prendere l'odio degli altri che provocano grande isteria e devastazione di massa per ricordarci che siamo esseri umani. Siamo un'unica razza, la razza umana. Il colore della nostra pelle, le diverse credenze religiose, le differenze sociali ed economiche non sono ciò che definisce una razza umana. Il modo in cui ci facciamo strada insieme è ciò che ci definisce. Non siamo nati per odiare, l'odio è un comportamento acquisito. Un comico, il cui nome ora mi sfugge, lo ha detto meglio. Ha detto: il mio bambino di 2 anni non sa odiare nessuno. Sai cosa odia? I pisolini. Odia fare i pisolini. Non so come altro dirlo, se non che amore, tolleranza, accettazione e compassione. Tutto ciò può salvare la razza umana. Alla fine del giorno siamo tutti insieme, ognuno di noi, e nessuno di noi uscirà vivo da questa vita. La natura sia la persona che decide il nostro destino, non il nostro ego, non il nostro egoismo e non le nostre differenze. Con amore e speranza, Lisa Acciaccia. Grazie, grazie molto Federico Milani. Poi sarai coinvolto nel momento, momento dell'accensione delle candele della memoria della pace. Vorrei anche segnalare, un po' coperti, i due quadri, due dipinti di Andrea Puga, del maestro Andrea Puga, che ringrazio, poi naturalmente avremo occasione di approfondire. Anche quest'anno ci piace dare uno spazio, sicuramente piccolo, vorrei dire quasi indegno, a quadri così belli, così coinvolgenti. Però ecco, siamo felici che ogni anno un artista si fa prendere da questa iniziativa per essere presente e, come uso dire, rendere i nostri cuori più leggeri in questa cerimonia davvero toccante. Per quanto riguarda i messaggi, concludo con gli ultimi due da parte di Helen Frigeri, che è il primo segretario di Sua Eccellenza l'Ambasciatore presso del Regno Unito presso la Santa Sede, e che dice: a seguito del cordialissimo invito per il 28 settembre si comunica che Sua Eccellenza l'Ambasciatore è spiacente non poter partecipare a causa di improrogabili impegni già assunti, però l'Ambasciatore ci ha comunque pregato di comunicare la sua piena felicitazione per la considerazione dimostrata e il suo più vivo sentimento di partecipazione. Ecco, questa è la parola che veramente ci riempie di gioia per il nostro tempo, che tutti mettiamo a vario titolo, ma siamo tutti qua anche quest'anno. Ne inviamo quanto sopra come riferimento in caso voglia citarla la cerimonia. Questo, e poi c'è anche da parte della consigliere Guerrini, del consigliere del Comune di Roma, di Roma Capitale, un augurio di buon lavoro, fa parte dell'area di maggioranza, quindi sono rappresentati davvero tutti oggi, e questo anche a livello personale soprattutto mi fa piacere, perché non è un evento di parte, questo sempre lo sottolineo. Intanto saluto Laura Simeonato, è arrivato un po' in ritardo, ma lo sapevo che sarà coinvolta, anzi adesso la prego di venire, perché è il momento di questo piccolo riconoscimento, ma significativo, essendo insieme a tutti voi
in questo contesto. Ecco, devo mostrare il cellulare. Bene, dottore, prego, parlaci seppur brevemente, grazie intanto per aver accettato l'invito. Spero, anzi, Emiliano sarai dei nostri, fa anche parte del gruppo Facebook Artisti per questo evento, quindi per l'11 settembre con le vittime per la pace, ne siamo onorati naturalmente. E ci parli brevemente di lei, della sua attività professionale, che comunque quantomeno Roma conosce, e poi procediamo. Sì. Io ringrazio dell'invito e sono onorata di essere presente qui oggi. Ho avuto tempo fa il piacere e l'onore di essere anche premiata da Roberto Mercuri con un premio per l'attività artistica svolta a Roma, il premio Municipi di Roma. .it. E la mia attività, appunto, quella della direzione d'orchestra, voi ben sapete che una donna che vuole fare anche un mestiere, diciamo, ritenuto maschile, deve affrontare tutta una serie di difficoltà per, insomma, iniziare a proporre la propria immagine. L'attività che ho svolto in questi 20 anni è con una orchestra d'archi femminile, inizialmente, proprio per dare alle donne uno spazio così anche nella musica, come soliste, nei ruoli. E poi l'orchestra è diventata ovviamente mista, abbiamo fatto attività sinfonica, lirico-sinfonica e operistica. E quindi, diciamo, insomma, abbiamo lavorato molto, io ho lavorato molto. Un appello che posso fare in generale in questo momento, anche in questa particolare circostanza, è che la cultura musicale, insomma, in generale, sta soffrendo moltissimo in questo paese ultimamente e non viene sostenuta come deve essere, anche perché l'Italia è veramente la culla della musica, del teatro, della cultura, della danza, cioè noi abbiamo delle energie, delle forze che veramente i paesi, tutti gli altri paesi potrebbero ben invidiarci, perché abbiamo una forza e un'energia unica. Bene, io vi ringrazio, ringrazio Roberto per essere qui e a commemorare, insomma, questo evento e questa. Bene, questa, allora, con l'aiuto anche di Claudia Favale, che dicevo prima, grazie a lei, maestro, quindi rimanga, diamo corso a questo riconoscimento, ripeto, modesto ma importante, perché coinvolge tutti voi in qualche modo. Anche invito Roberto Ciaccia, si tratta della consegna delle pergamene, come avrete già letto, afferiti ad alcune categorie che non ci saranno sempre, alcune sì naturalmente, possono essere afferiti da atti di terrorismo, a familiari di vittime del terrorismo, a persone ed organizzazioni impegnate nella lotta al terrorismo, nel sociale, nell'arte, nei media. Andiamo a scoprire quelli di oggi quali sono e ovviamente ringraziarli per la loro partecipazione, presenza, coinvolgimento. Andiamo a caso, quindi non c'è un ordine di importanza, secondo le pergamene dove sono state collocate sullo sfondo. Ringrazio ancora gli alfieri e le associazioni presenti, lo ripeto, la sezione di Avezzano dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, i Blue Berets, l'Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione di Roma, l'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon. Grazie di cuore per la vostra presenza, che si direbbe un po' così in italianaccio, marca il mondo associativo, noi tutti, popolo in senso più alto, più nobile, in questo evento. Grazie di cuore e grazie ovviamente ai rispettivi comandanti e delegazioni. La prima targa va al Club Lions Roma Urbe, quindi prego di avvicinarsi per il prezioso impegno nel sociale. Grazie.
Pescata, Claudia Sai è sempre qui, si fa molto piacere. Se vieni più avanti, per notare che vieni più avanti, perché sennò diventa problematico per gli amici fotografi. Posso? Grazie ancora Presidente e speriamo di collaborare naturalmente anche in futuro. Ora Claudia, poi Laura. Sì. Bersaglieri, Associazione Nazionale Bersaglieri. Allora, chiamiamo l'Associazione Nazionale Bersaglieri, sezione di Roma, per il prezioso ruolo sociale nella città eterna. Grazie ancora Giovanna. Ah, ok, perfetto. Allora, Consumer Italia, il presidente non c'è oggi, chiamiamo Antonio Caricato, il vicepresidente.
adesso intanto ringrazio Laura Simonardi, però prego di rimanere qui insieme a noi. E c'è per l'audio, per la videocamera. C'è, come sapete, abbiamo istituito su, penso, indicazione, approvazione della famiglia Catenaro, anche in questo caso un piccolo, un simbolico riconoscimento all'interno di questa funzione annuale di commemorazione vittime dell'11 settembre estesa alle vittime del terrorismo. Il premio è Caporal Maggiore Paracadutista Gianluca Catenaro, Croce d'Oro al Merito dell'Esercito alla Memoria, Vittima del Dovere, ideato da Associazione in Memoria delle Vittime dell'11 Settembre e Consumer Italia. Come scritto nel programma, lo ripropongo, sarà presente una delegazione dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, sezione Avezzano, con l'Abbaro, per rendere omaggio al Caporal Maggiore Paracadutista Gianluca Catenaro. La destinazione del premio, il premio annuale, viene assegnato a uno o più soggetti all'interno della funzione commemorativa 11 settembre con le vittime per la pace. La determinazione dei soggetti, a cui nello specifico proporre l'assegnazione, è determinata dalla famiglia Catenaro e dagli ideatori del premio. Esso è destinato a militari, ex militari, italiani e stranieri che sono caduti nel compimento del proprio dovere o in azioni meritevoli di pubblico riconoscimento o che sono rimasti feriti nei casi predetti. Il premio è estendibile a persone ed organizzazioni che sono in sintonia con i valori di cui il premio Caporal Maggiore Catenaro si fregia di essere portatore. Quindi invito il rappresentante dell'Associazione Paracadutisti d'Italia, la famiglia, i fratelli e sorella, fratello e sorella, e consentitemi anche il comandante dei Blue Berets, Martinelli, nonché il presidente dell'Associazione, non lo vedo, sezione di Roma dei Bersaglieri. Ah, ok, chiedo scusa. Vi inviterei, chi meglio di voi militari, no? Potete essere coinvolti e tra l'altro, prego, prego. Vi invito anche voi a rimanere. Prego. Mettiamo al centro i cerimoni. Sia voi genitori, sia diciamo la famiglia, sia il presidente della sezione di Avezzano, se presidente. È una delle gaffe che ho fatto. No, no. E comunque, quindi per non prendere, diciamo, non fargli le scarpe. Esatto. E quindi di dire qualcosa sicuramente, come perché questi riconoscimenti, non il nostro, ma quelli sicuramente più autorevoli dello Stato italiano. E grazie. Buonasera a tutti, grazie per la gentile presenza. Stacco il microfono perché sono leggermente. Dunque, ringrazio innanzitutto l'Associazione Vittime dell'11 Settembre e Consumer Italia per l'ideazione di questo premio. Scusa, Consumer Italia? Eccolo qua, grazie ancora. Per l'ideazione e l'istituzione di questo premio. Ringrazio il Centro Russia Ecumenica per la gentile ospitalità e tutti gli ospiti che sono intervenuti, i premiati per il loro impegno, e anche i semplici cittadini che partecipano alla divulgazione di questi valori, che sono nient'altro i valori